Ci sarà l'incidente probatorio per provare a far luce sul crollo del ponte di Albiano Magra. Nella richiesta inviata alla GIP del Tribunale di Massa Carrara si chiede di poter procedere con una perizia per accertare le cause del crollo del ponte e in particolare per ricercare eventuali responsabilità umane. Intanto il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, è pronto a chiedere i danni per quanto accaduto. Tutto il nostro territorio si sente ed è parte offesa nella vicenda, dice la Nazione. Mi riferisco in particolare alla vallata del Magra, ai residenti di Albiano, che devono subire una situazione difficile e vivono da vicino questo allarme. Una situazione delicata e difficile, prima di tornare alla normalità ci vorrà del tempo. Devo ringraziare l'autorità giudiziaria perché le indagini sono state tempestive. Lo dico come sindaco, alle prese con un'emergenza delicata, complessa, fortunatamente senza vittime. La vicinanza ai due feriti è sempre stata nel mio cuore, ma lo dico anche da cittadino, davanti ad una vicenda che è balzata alle cronache nazionali. E lo dico anche come avvocato. Per me comunque vale la presunzione di non colpevolezza fino a quando non si sono raggiunti i 3 gradi di giudizio, quindi non bisogna lasciarsi andare a commenti che potrebbero essere fuori luogo in un momento come questo.